Buonasera da Family TG, approfondimento a cura di Federanziani. Giovedì si terrà ad Orvieto la conferenza interregionale del Centro Nord Italia per definire le linee guida del secondo congresso della Corte di Giustizia Popolare per il diritto alla salute. Intervista del Presidente della Corte Giuseppe Pozzi. La convention regionale di Federanziani per il Centro Nord ha come obiettivo definire le linee guida per il secondo congresso della Corte di Giustizia Popolare per il diritto alla salute. La Corte di Giustizia Popolare è un organismo di Federanziani e che vede come primum moments la valutazione delle criticità del sistema sanitario nazionale, la esposizione e la messa in luce di quelle che sono le soluzioni e un piano di sostenibilità a queste soluzioni che viene dato da 5 dipartimenti di economia sanitaria sul nostro territorio nazionale. Parteciperanno 6.000 delegati di Federanziani. Avremo le società scientifiche più importanti nazionali e internazionali che ci aiuteranno a rilevare le criticità nell'ambito del sistema sanitario nazionale per averne poi delle soluzioni concrete ed un piano di sostenibilità che verrà analizzato dai dipartimenti di economia sanitaria di 5 università sul nostro territorio nazionale. Altro obiettivo fondamentale, l'abbattimento degli sprechi di questo sistema che sono piuttosto evidenti a tutti e che potrebbero essere delle risorse ottimizzabili in funzione di dare una sanità migliore e tutelare ancor meglio il diritto alla salute dei cittadini italiani. L'intervista del dottor Raffaele Scappone, presidente dell'Associazione Italiana Diabetici, sui vantaggi del monitoraggio remoto. Il diabete per definizione, soprattutto il diabete nel soggetto anziano, è una malattia ad andamento cronico degenerativo, per cui è chiaro che ci si aspetta da parte di vista del diabetologo che segue quel paziente un peggioramento inesorabile costante della patologia. Questo determina il fatto che il paziente diabetico anziano spesso e volentieri arriva in un momento del percorso naturale della malattia a dover avere difficoltà a camminare, a gestirsi in maniera autonoma. Quindi è chiaro che ben vengano questi sistemi di monitoraggio remoto che consentono al paziente domiciliarizzato di poter essere assistito in egual modo come se fosse seguito nel centro antidiabetico o nell'ambulatorio di diabetologia dove ha sempre fatto riferimento negli anni precedenti. 3 tumori su 10 sono legati a cattive abitudini alimentari. Vediamo il servizio. Lo stile di vita incide sulla nostra salute. La notizia non è nuova, ma il convegno sull'alimentazione, stili di vita e cancro, la parola agli esperti, fa il punto sulle abitudini a tavola degli italiani e la relazione con l'incidenza di questa malattia. Nel nostro paese 3 tumori su 10 sono causati da un'alimentazione errata e da uno stile di vita sedentario. Secondo i dati dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica, il 25% dei casi di cancro al colon retto, il 15% di quelli alla mammella e il 10% di quelli alla prostata, pancreas ed endometrio, potrebbero essere evitati grazie alla dieta mediterranea. Orari regolari dei pasti, quantità limitate di cibo e movimento regolare sono gli assi nella manica per la prevenzione del tumore. L'alimentazione rappresenta infatti un importante fattore di rischio per il cancro e l'obesità ha una relazione sull'incidenza di questa malattia. La maggior parte della popolazione che vive al sud è in sovrappeso. Solo in Puglia ogni anno si registrano quasi 15.000 nuove diagnosi di tumore, con un bilancio di 8.000 vittime, mentre sono oltre 90.000 le persone colpite da una neoplasia. Le contraffazioni e le falsificazioni alimentari sono sempre in agguato anche se i controlli in Italia sono costanti. Secondo la Coldiretti il 70% degli italiani teme alterazioni e sofisticazioni, nonostante il nostro paese abbia conquistato da tempo il primato nella sicurezza alimentare a livello internazionale. L'ultimo caso è stato registrato a Bologna, dove i NAS dei Carabinieri hanno sequestrato 30 tonnellate di prodotti alimentari, tra cui funghi porcini e mirtilli congelati in arrivo dalla Romania e altri prodotti provenienti dal Vietnam. Per Coldiretti i prodotti low cost sono quelli più a rischio. Aumento delle spese obbligate e calo dei consumi. Sono questi i principali problemi della situazione economica delle famiglie italiane secondo l'ultima analisi di Confcommercio. Abbiamo intervistato Mariano Bella, direttore dell'Ufficio Studi. La crisi dei redditi e la crisi del potere d'acquisto rischia di ridurre la qualità delle cure sanitarie domandate dalle persone, non solo dagli anziani, con ripercussioni poi sul benessere sociale effettivamente fruito. Le spese obbligate, quelle su cui non c'è possibilità di scelta, cioè dagli affitti alla luce, l'acqua e il gas,
pesano oltre il 40% sul budget familiare medio italiano di 25 milioni di famiglie. Se consideriamo invece il dettaglio all'interno di questo dato medio e pensiamo per esempio agli anziani che vivono soli in affitto, ecco, questo 40% supera il 55%, supera anche in alcuni casi il 60%. Per quanto riguarda le pensioni, in questi ultimi anni ci sono stati aumenti ridottissimi, ma la massa pensionistica tutto sommato è aumentata perché sono entrate delle coorti di anziani che avevano maggiori accantonamenti contributivi e quindi l'importo medio della pensione è cresciuta. Grazie per averci seguito, appuntamento a domani, buona serata.